Il 12 settembre arriva una formazione di guastatori in Ascoli, occupa la città, ma la città resiste. Resistono i civili e resistono i militari di leva che stavano nelle caserme. E questi resistono insieme alla popolazione, fanno 100 prigionieri tedeschi e poi per una stravagante trattativa che avviene soprattutto tra un alto ufficiale tedesco arrivato con la bandiera bianca. È la prima volta che un tedesco si presenta con la bandiera bianca in Italia, e il vescovo e vari notabili. Si fa una trattativa per cui questi 100 prigionieri vengono restituiti ai tedeschi dietro assicurazione che gli antifascisti non saranno perseguitati. Sono passati soltanto 4 giorni dalla firma dell'armistizio. Il 9 settembre del 1943 si è già costituito il Comitato di Liberazione Regionale. Ascoli Piceno è il primo capoluogo marchigiano occupato dai tedeschi. Qui la prima azione di resistenza, qui la prima vera battaglia tra tedeschi e italiani. In un'Italia, tutto sommato, nella quale le strutture cedono di colpo dopo l'8 settembre, nella quale le autorità fuggono, e nella quale la gran parte delle persone rimangono ad attendere alla finestra, la scelta di questi pochi individui è scelta di coraggio. Non appena restituiti i prigionieri, viene lanciato il rastrellamento del Colle San Marco. Conoscevo la zona soprattutto e volevo essere più vicino possibile ad Ascoli. Perché? Perché volevamo intervenire in caso della precipitosa ritirata che era già in atto dei tedeschi, perché incalzati dagli inglesi sul versante adriatico e dagli americani sul versante tirrenico, dal sud verso il nord. Volevamo evitare distruzioni ad Ascoli. A Colle San Marco si combatte dal 3 al 5 ottobre. I morti italiani sono una trentina. Avevamo due sole mitragliatrici in tutta la formazione e quindi capirete che potenza di fuoco non ne avevamo. Avevamo anche ragazzi che non sapevano adoperare le armi, perché non era una cosa, questa, c'erano dei volontari che si erano ritirati qua su al San Marco anche per evitare la chiamata di leva. È successo, incominciarono a sparare piovendo sopra le nostre teste e molti, purtroppo parecchi, furono morti, uccisi o feriti proprio dalle cannonate. Il nostro obiettivo era quello di difendere Ascoli, fermare le distruzioni che i tedeschi avrebbero portato alla nostra città. Noi avremmo sicuramente evitato questo ad Ascoli, però se ci veniva dato l'aiuto dagli alleati che non dovevano interrompere la loro avanzata, perché i tedeschi stavano retrocedendo precipitosamente, questa è la verità. Il valore e l'importanza del fenomeno del San Marco non deve essere necessariamente ricercato nell'azione militare vera e propria, ma nella scelta di queste persone, soprattutto di questo gruppo di decisi, che decide appunto di resistere. Da Colle San Marco alla liberazione del Montefeltro passa un anno. La storia della resistenza marchigiana era chiusa in questo periodo.
qui in questa regione è più legata alla dinamica degli eserciti, la ritirata lenta dei tedeschi, specie dopo la linea gotica, e l'arrivo degli alleati dal sud, e quindi è molto breve e risente anche delle caratteristiche ambientali. La resistenza marchigiana ha momenti diversi e caratterizzazioni diverse a seconda delle province. Ad esempio, nella provincia di Ascoli Piceno noi abbiamo un movimento autonomista, mentre nelle altre province, cioè Maceratese, la provincia di Ancona e la provincia di Pesaro, sono legate al movimento antifascista, perché questo non va mai dimenticato, ai CLN che si sono costituiti, e il movimento della resistenza praticamente agisce sotto un comando unico. Mentre si formano le prime bande partigiane, c'è anche chi risponde alla chiamata alle armi della Repubblica Sociale. Dopo l'8 settembre aderì alla Repubblica Sociale Italiana, fui uno di quelli, di quei giovani, perché io allora avevo 22 anni, che riaprirono la Federazione Fascista di Pesaro. E dopo aver riorganizzato il partito nella nostra provincia, sentii il dovere di andare a fare la mia parte anche in campo militare. E mi arruolai, aderì, risposi ai bandi graziani, rientrai nell'esercito e fui assegnato al 7° battaglione costiero. E qui rimasi fino alla fine luglio del 44. Ma chi sono e come agiscono i partigiani delle Marche? A parte un contributo che c'è stato degli elementi non italiani, diciamo, slavi, credo anche qui nel pesarese, e abbastanza incisivo nella provincia di Macerata, i militari in genere contano di più anche nel Fermano. Nelle due province sud delle Marche, Macerata e Ascoli Piceno, e nel nord invece da Ancona a Pesaro Urbino conta di più l'elemento di sinistra, l'elemento comunista, eccetera. Sono andato da solo in montagna e mi sono fermato presso la casa di certi contadini, avvicinando chiunque passava che era un giovane soldato sbandato, eccetera, e sono riuscito a formare un primo nucleo di una decina circa di ragazzi determinati a fare la guerra di resistenza. I militari hanno delle bande di carattere abbastanza autonomo. Non so, io ricordo le memorie di Pantanetti, che poi credo in seguito è stato repubblicano o qualcosa del genere, ma allora era un giovane ufficiale, e la cosa sorprendente è che aveva un paio di cannoncini al seguito, no? Però era una banda che nasceva da elementi militari, si sentiva autonoma rispetto alle organizzazioni politiche, anche se coordinata nel Comitato di Liberazione Nazionale. Noi siamo andati avanti esclusivamente solo per due motivi. Uno era l'organizzazione clandestina comunista, col suo apparato, che già era preparata a tutto un sistema particolare, e all'aiuto della povera gente, dei montanari, dei contadini e ovviamente anche delle canoniche. C'era un'armonia tra di noi, si andava così, eravamo giovani e allo sbaraglio. Cominciano i bombardamenti dell'aviazione anglo-americana sulle città. Ancona è colpita la prima volta il 16 ottobre del 43. Il giorno del primo bombardamento, il 16 d'ottobre, era verso le 10 di mattino. Io stavo pulendo casa, tutto in un momento si vede un storno di apparecchi sopra, e aveva innuvolato proprio il cielo. E incominciata a lanciare le bombe, la stazione l'aveva distrutta, no? Poi anche. E dico, ma allora mi sono messa a piangere, babbo, babbo, dico pure il terremoto, perché
la terra tremava tutta andare, dice no, guarda che sono bombe, che casca, figlia mia, non è, perché non l'avevo mai visto e non sapevo nemmeno cosa poteva essere. Ancor più disastroso l'attacco aereo del 1 novembre sul capoluogo, danni e tanti morti anche per i successivi bombardamenti su Pesaro, Urbania e Macerata. Lo sfollamento è massiccio. La vita dello sfollato era terribile, e non c'era niente, non sapevi come dovevi mangiare. I fiammiferi non c'erano, c'era il fuoco messo lì perché si andava in cerca, se uno aveva il fuoco acceso sotto la cenere allora lo passava agli altri. E se viveva alla giornata, perché se potevi raccimolare qualcosa oppure prendevi i soldi, quelli del sfollamento. Agli inizi del 1944 la resistenza accentua la sua offensiva, con sabotaggi e azioni per recuperare armi e ogni genere di prima necessità. Il fatto importante è quello di aver evitato che i tedeschi portassero via bestiame e grano dalle nostre zone. Quindi secondo me è un fatto molto importante e significativo che noi riuscimmo a distribuire alla popolazione, soprattutto ai più poveri, decine e decine di quintali di grano che prelevamo nei depositi dei consorzi agrari. E qualcosa si portava via, anche se andava dentro il negozio si portava via la roba da mangiare, perché mica ci avevamo i soldi. Gli inglesi ci hanno buttati giù una volta, la seconda volta ci hanno fregati loro. I partigiani dello Stalingrado avevano scoperto un enorme deposito di tessuti nella zona di San Martino dei Monti dei Sospiri. E di questo è stata fatta una distribuzione precisa, calcolata, tutta la popolazione della zona. Mi ricordo questo, che c'era a un certo momento un afflusso enorme di tutti questi contadini che venivano a ritirare la loro quota di vestiario e la loro quota di tessuti, e tra l'altro portavano ciascuno una grande torta come omaggio. Mi ricordo addirittura che c'erano montagne di torte che a un certo momento si erano accumulate nella zona. Il 2 febbraio viene attaccato un treno bloccato alla stazione di Albacina che trasporta circa 700 giovani reclutati da fascisti e tedeschi. E lì avviene un po' una rabbia che non finisce mai. Pensi che da Poggio San Romualdo a Fabriano, con lo scarico dell'energia elettrica, era tutto giorno alla notte. Una battaglia di 10, 15 minuti, 20 minuti, non altro. Il problema era, lei capisce, trova 700-800 persone vestite da fascisti. Li deve far passare per le montagne per salvarsi, perché se no li riprendevano. Bisogna fargli levare la divisa da fascisti, perché se no l'avrebbero preso i partigiani stessi vestiti da fascisti. È stato un problema, anche i paventapasseri per i campi abbiamo levati, le giacche, le camicie, tutta quella roba lì per farli fuggire. E guerriglia in montagna e nelle campagne, ma anche nelle città dove operano i gruppi di azione patriottica, i GAP. Facevamo la guerriglia, ma soprattutto facevamo azioni di disturbo. Avevamo gli squarciagomme per i mezzi che venivano per la Flaminia, per le altre strade. Non so, si trattava anche di fare avere notizie sugli spostamenti, di segnare dove sulla Vigna Gotica, che cominciava queste parti in qualche modo, sulle colline dell'Arzilla, dove c'erano delle postazioni. E quindi un lavoro anche di spionaggio. Quando vennero fucilati Magini, Brutti e Galassi ad Ostra, noi portammo un attacco alla caserma della milizia che si trovava in fondo ad Ancona, qui in fondo al Viale della Vittoria, sulla sinistra, dove adesso c'è un grande palazzo, e ferimmo alcuni dei fascisti, eccetera. Fu un'azione di guerriglia questa. Noi stabilimmo quindi di fare un'azione, almeno dimostrativa, soprattutto dimostrativa,
che desse come dire, la sensazione che i partigiani esistevano anche a Pesaro. Per cui decidemmo di fare un'azione contro la caserma della Guardia Repubblicana fascista e lanciamo due bombe contro questo corpo di guardia. In febbraio viene catturato ad Ancona Gino Tommasi, responsabile militare del CLN regionale. Morirà a Mauthausen nel 1945, 10 giorni dopo la liberazione. Nei lager finiscono ebrei, cittadini marchigiani e prigionieri provenienti dai campi del Maceratese. Io abitavo proprio vicino alla ferrovia e stavamo di sotto alle volte, perché quando c'era l'allarme che passava per esempio vicino alla ferrovia, passava gli apparecchi a mitragliare. Allora quando passava il coso tedesco con tutti gli ebrei dentro, però io non mi rendevo conto perché quella gente stava aggrappata nelle carri bestiame e chiedeva l'acqua e buttava giù i bigliettini. E poi passava un signore e raccoglie tutti questi bigliettini. E il tedesco che scendeva dal treno, passava, perché eravamo un po' fuori la stazione, scendeva dal treno e mitra che guai chi si accostava. Cominciano i grandi rastrellamenti nazifascisti. A Pozzo Umito, vicino ad Acquasanta, l'11 marzo vengono uccise 44 persone tra partigiani e civili. Vengono distrutte e incendiate le case. La prima casa che fu bruciate era degli Sparabani, dove la madre aveva con sé 4 figli, la più grande 11 anni e la più piccola di alcuni mesi, portandola fuori, è vero? Loro con le lanciafiamme dietro fuoco. La madre voleva, la signora Domenica, andare a prendere la piccola, non gli dietro il tempo. Seguitò a gridare e con le grida poi la casa gli cadde addosso. E io già ero visto fucilare mio fratello, che era uscito la porta di casa. Io dalla finestra lo vedevo. Madonna, dico. Nevicava la mattina quando avevi morti, quelli puriti. Un'altra pagina di sangue, il 22 marzo nel Maceratese, a Montalto e Vestignano, i tedeschi e i fascisti fucilano 30 partigiani. 5 si salvano. Io sono stato catturato insieme agli altri qua sopra, la parte alta di Montalto. Ci hanno prima incolonnato, ci hanno malmenato, insomma, poi ci hanno portato qua giù e qui hanno cominciato a procedere alla fucilazione. Mi hanno messo davanti al plotone esecuzione, allora mi sono sentito dire, dice no, sono già 5. A questo punto io ho fatto un passo indietro e mi sono accodato agli ultimi 4 rimasti. Dopodiché il tenente tedesco si è accorto che c'erano tutti questi cadaveri per terra, una pozza di sangue, eccetera, allora ha ordinato di sospendere la fucilazione e far buttare questi cadaveri. Non dovevano massacrarli, dovevano fucilare solamente quelli presi a Caldarola, non gli altri, invece hanno fucilato tutti. Grazie che è intervenuto questo ufficiale tedesco che ha detto basta, perché sennò saremmo spazzati tutti quanti, perché loro volevano continuare, i fascisti volevano continuare, insomma, ammazzare tutti quanti. Ci avevano detto di ripiegare verso il Signano, invece non ci abbiamo trovato nessuno, ci abbiamo trovato i tedeschi. Prima di tutti si sta in allarme, dovevamo andar via. Per me, io mi ero preparato ad andare via, mi dissero che era un grifone. Purtroppo si sono verificate cose che non si dovevano verificare. Finita la strage, ci hanno imbarcato sopra dei camion e ci hanno portati a Camerino. C'era il tenente Barilati con noi, tenente Barilati, tra i quali ci tengo a sottolineare che ha fatto una morte eroica e che è stato un gran bravo tipo. L'hanno fucilato a Muccia, era venuto con noi perché lui si era intromesso, fucilate me, perché io ero io il comandante e questi ragazzi sono innocenti, eccetera. Allora l'hanno fucilato a Muccia lui. Era meglio che eravamo morti qui, perché quello che abbiamo sofferto dopo è stato del martirio,
dell'atrocità. I partigiani contano molto sull'appoggio degli alleati, c'è attesa per i lanci dal cielo, funzionano già alcune radiotrasmittenti clandestine. In ogni modo i lanci passavano sulle mani mie, perché io ero capo missione militare della PRD. Noi quassù i partigiani stavano senza armi, inutile a discutere. E gli alleati erano quello che era. Ma siccome avevano piena fiducia in me, io le ho ottenute tutte. Qualsiasi cosa che ho trasmesso, questa è la verità, le ho ottenute tutte. Cioè facevano le fiaccolate, eh? Allora passava l'aereo, vedeva le fiaccolate e ci buttavano giù i viveri, i soldi. Il rapporto con gli alleati e i conflitti interni alla resistenza. Si può prendere la questione dei lanci delle armi, per cui c'era un'attesa che andava al di là della disponibilità e obiettiva e soggettiva, vorrei dire, degli alleati, i quali probabilmente cercavano di non riarmare troppo, di non armare troppo le formazioni di sinistra. Poi qui non c'era tanto possibilità di scelta e quindi questo poteva essere una specie di conflitto latente. Questo rapporto così è stato in una certa misura accettato e non ha avuto momenti acuti, se non con il fatto che al momento della liberazione questi decisero di disarmare le formazioni partigiane. Il rapporto con gli alleati è stato, con le nostre formazioni partigiane, è stato di natura abbastanza contraddittoria nel complesso, perché mentre le unità alleate al fronte ambivano ad avere un rapporto di stretta collaborazione con le nostre formazioni, perché si rendevano conto che la nostra collaborazione poteva essere preziosa per loro, non solo e tanto per il raggiungimento degli obiettivi militari, ma anche in termini di costi umani che diversamente avrebbero dovuto pagare senza l'aiuto di pattuglie che erano assolutamente padrone del territorio, che sapevano come muoversi, come raccogliere tutte le informazioni dalla popolazione civile per definire le linee di comportamento. Gli stati maggiori invece ci vedevano un po' meno di buon occhio, perché si sapeva che le brigate Garibaldi erano un po' in sospetto di simpatie comuniste o di organizzazione comunista, e questo le metteva un po' in cattiva luce. Il fatto che il mio gruppo fosse comandato da un ufficiale dell'esercito regolare già gli dava una sensazione di ordine, penso. E così per tutto il tempo che siamo stati con loro io sono stato trattato alla pari degli altri ufficiali. La resistenza c'è, questo che non è stato solo né un fatto italiano né un fatto solo politico. E si sbaglia quando si pensa che sia soltanto una rivoluzione dei comunisti o soltanto un fatto italiano, un fatto antifascista. La resistenza è stata qualcosa di molto più alto, anche se volete di molto più umano, cioè la resistenza è stata la rivolta degli spiriti d'Europa contro il tentativo di schiavizzare l'Europa attraverso il nazismo, e questo nessuno lo può e lo deve dimenticare. A nord si incitano di più comunisti, socialisti, azionisti, ci sono conflitti in provincia d'Ancona specialmente fra il vecchio repubblicanesimo, Pergoli, altri e i comunisti, ognuno aveva o la tendenza a difendere le proprie posizioni di minoranza oppure anche di affermare la propria egemonia, anche pensando al dopoguerra. I rapporti con la popolazione, il ruolo dei contadini e l'apporto delle donne alla resistenza. Noi ragazzi andavamo in giro a portare volantini o le notizie portavamo le informazioni ai gruppi della resistenza che si venivano organizzando. Andavamo tranquillamente a bussare la casa di un contadino o di un artigiano,
perché eravamo sicuri che lì non c'era un delatore, non c'era qualcuno che ci avrebbe consegnato alle autorità fasciste. Qui c'è passati un'infinità di partigiani per tutto il periodo della guerra di liberazione. Tant'è vero che a mamma, a mia madre, la chiamava questi partigiani, i comandi, i distaccamenti, la chiamava mamma Teresa. Perché mamma ha fatto da pranzo, da mangiare per parecchi distaccamenti, come i partigiani passava, si cambiava, mamma gli lavava la biancheria, poi la ritornava a prendere, biancheria, gli lavava le maglie che era piene di piocchi. L'OMNI, l'Opera Nazionale di Maternità e Infanzia, aveva portato tutta la roba centrata a Villa Fastigi. In quel periodo di guerra molti bambini erano malati, eccetera. E allora, indipendentemente dal gruppo dei GAP, di nascosto anche dagli uomini, si andò, sta guarda Robiera, la Filomena si chiamava, si andò in questa sede, si portò via tutto questo materiale, le farine, le pappine, eccetera. E mentre uscivamo ci arrestarono due partigiani, perché credendo che noi eravamo andati a rubare. Nell'occasione sperimentammo la grande solidarietà dei contadini. Ci fu veramente un'apertura che io ricordo come meravigliosa, perché non so se noi di città saremmo stati altrettanto ospitali con loro. Ci aprirono tutte le loro case, non solo noi ebrei, ma i vari sfollati, i rifugiati politici. L'offensiva tedesca vede impegnati nelle Marche circa 10.000 uomini, ma la resistenza è sempre più decisa. E di quei giorni la dettagliata carta delle bande compilata dai comandi tedeschi. Nel marzo del 44 a Monastero, nell'Appennino maceratese, la banda Nicolò di Augusto Pantanetti affronta i nazifascisti in una battaglia dall'esito disastroso per gli occupanti, 148 i morti. A Cantiano, nel Pesarese, una colonna tedesca è messa in fuga dalla quinta brigata Garibaldi, ma gli scontri si susseguono a decine nell'intera regione. La repressione è feroce. Dopo uno scontro con i partigiani romagnoli in comune di Casteldelci, c'è la strage di Fraghetto. È il 7 aprile, venerdì santo, poche case, una settantina di abitanti, in 30 trucidati. Io mi sono rigirata, che nel frattempo mi sono vista a puntare il mitro, mi hanno tirato nello stomaco e nel viso. Poi dico, io voglio andare a morire giù a casa, sono partita, sono ita giù da casa sempre con il mio bambino in braccio e poi qui sono caduta così. E così sono restata. Il mio bambino mi è scivolato, gli ha tirato un'altra fucilata, una bomba, non so cos'era, me l'hanno levata davanti agli occhi. Io qui, ferma, svenuta, ci sono stata per un'ora e mezzo, preciso, non lo so. Tutti morti. Padre, madre, cognata, con tre nipoti. C'erano venuti i partigiani i giorni prima. Avevano portato via ogni cosa, andato a ste case, ho fatto polizia. E dopo il camioniere gli ha ammassato tutti, gli aveva colpa la gente. Loro, credendo che fossero una quarantina, sono andati ad attaccarli, io li ho avvisati, dopo cosa succede? Niente, spariamo quattro colpi noi, scappano tutti e sono partiti per andarli ad attaccare. Ma perché attaccarli prima di sapere quanti sono? E poi una volta che avete attaccato, perché non vi sacrificate tutti piuttosto che lasciar libera la strada a loro? Che siete stati voi a stuzzicarli? Se eravate galantuomini dovevate sacrificarvi tutti piuttosto che lasciarli venire avanti a fare la rappresaglia. Il 4 maggio i nazifascisti attaccano Monte Sant'Angelo, vicino ad Arcevia. Vengono uccisi 40 partigiani, poi i tedeschi si accaniscono contro i civili. Un altro episodio controverso e oggetto di polemiche. Fecero il massimo di resistenza che potevano fare, ma erano soverchiati dal numero e poi accorti di munizioni. Fatto è che questi 30
trentina di partigiani e furono subito massacrati, e quindi la lotta si spese lì. Ma i tedeschi, che intanto si trovavano qui, non erano ancora soddisfatti di quello che era avvenuto qui a Monte Sant'Angelo. Allora si portarono a Montefortino e lì diedero la caccia al partigiano, casa per casa. Una decina di 15-11 partigiani vennero presi, fatti prigionieri, seviziati, torturati, ammassati e poi gettati in un burrone. E altri 7-8 partigiani vennero condotti sulle mura di Arcevia, le mura di San Rocco. La teoria dei comandanti lì del Sant'Angelo, eccetera, partigiani, era la resistenza sul posto. E è andato a finire che il disastro è avvenuto proprio per questo. Dopo i fatti del Sant'Angelo, i gravi fatti di Sant'Angelo, tra le file partigiane ci fu uno sbandamento, uno scoramento, però questo durò poco tempo e si formarono due distaccamenti partigiani con una strategia diversa, non più fermi in un posto, ma che si doveva spostare in continuazione per evitare eventuali rappresaglie. La popolazione fino a quel momento era stata assolutamente amichevole nei nostri confronti, ma la situazione è cambiata completamente dopo l'eccidio di Monte Sant'Angelo in quella zona, perché la gente aveva una paura terribile. Gli esempi di crudeltà bestiale che hanno dato le SS tedesche ha spaventato la gente. Le azioni partigiane nell'intera regione ritardano l'afflusso di uomini e mezzi sulla linea gotica, il sistema difensivo tedesco di 350 km che dalla periferia occidentale di Pesaro arriva alla costa tirrenica a nord di Pisa. E il nostro battaglione aveva svolto un'attività continua di pressione nei confronti della linea gotica, sia con attacchi militari di pattuglie, sia con un'azione di pressione verso gli operai dell'associazione TOT che sviluppavano i lavori lungo di fortificazione della linea gotica, e che la nostra pressione su questi operai aveva determinato delle vere e proprie diserzioni e l'introduzione dei lavori. Questo è stato l'aspetto più importante che ha determinato, secondo me, il rastrellamento dei tedeschi. E il 4 giugno i distaccamenti partigiani sono attaccati sull'Alpe della Luna, tra Marche e Toscana, da oltre 2.000 uomini con armi pesanti e mortai. Ma l'ultimo grande rastrellamento tedesco è respinto dopo una giornata di combattimenti. E mio fratello è morto lassù. Mio padre invece era anziano, poretto, guarda. Quanto è andato a cercare il figlio, che l'ha saputo, che il contadino ha detto, guardate, io l'ho sepolto, io ho fatto gli occhi suoi. Mica si sa se erano, e tutto il pus si buttavano fuori da quanto aveva pianto. A metà giugno le truppe alleate superano il Tronto, pochi giorni dopo è liberata Ascoli Piceno, seguita da Macerata, Tolentino, Camerino e Osimo. In prima linea anche il Corpo Italiano di Liberazione. La battaglia di Filottrano porta alla liberazione di Ancona da parte dei polacchi del generale Anders, è il 18 luglio. Continua la ritirata dei tedeschi e alla fine di luglio le truppe alleate sono a ridosso della linea gotica. È quella che si viene chiamata la ritirata delle vacche, perché per fuggire e non farsi riconoscere dagli aerei alleati, no, che volteggiavano nel cielo, i tedeschi si impadroniscono di tutti i carri a buoi che trovano nelle case dei contadini, e queste povere bestie sono costrette, no, a creare... caricano su le armi e i soldati tedeschi e lentamente si avviano lungo la statale verso il nord. Fu una ritirata, noi non eravamo un reparto di prima linea, noi avevamo il compito di difendere la costa e non avevamo il compito di resistere all'avanzata degli angloamericani. Speravamo ancora di vincere la guerra, se la Germania avesse fatto la bomba atomica per prima la guerra l'avrebbe vinta la Germania. Molti l'abbandonarono e io rispetto la scelta che hanno fatto, se l'hanno fatta in buona fede come l'ho fatta io. Certo che quelli che hanno invece fatto una scelta per ragioni opportunistiche sia da una parte sia dall'altra, io credo che si debbano condannare. Chi ha fatto la scelta in buona fede credo che sia da rispettare, ecco.
Alla fine d'agosto l'offensiva alleata dal Metauro al Foglia porta l'ottava armata a liberare prima Urbino e quindi, tra il 28 agosto e il 1 settembre, con l'appoggio della brigata Maiella, Pesaro. Pochi giorni dopo gli ultimi contingenti tedeschi sono respinti oltre il Foglia. Ma senza l'azione dei partigiani e il consenso generale della popolazione sarebbe stato ben difficile avere una liberazione così rapida, meno anche feroce di quello che può essere stata nel nord, nell'Emilia e nel Veneto. Quando la quinta brigata Garibaldi ha attraversato le linee raggiungendo gli alleati a San Faustino di Umbertide, cioè già in provincia di Perugia, in Umbria, ci siamo trovati di fronte al dilemma del disarmo. La reazione dei partigiani non è stata molto, molto entusiasta a questa prospettiva. Le armi noi le avevamo conquistate portandole via al nemico, quindi rischiandoci la pelle sopra. E poi volevamo combattere con loro. Il comando superiore dell'ottava armata non è stato d'accordo su questa nostra utilizzazione e quindi siamo stati disarmati. La cosa venne risolta poi con l'arruolamento volontario nelle ricostituite forze armate. Sono oltre 600 i marchigiani che si arruolano nel ricostituito esercito nazionale. E siamo andati tutti in un reparto d'assalto, andato tutti quelli di Pesaro, tutti quelli di Fano, dove c'era Vulpini, c'era Dili, questo reparto speciale. Ho fatto parte della guerra di liberazione, sono partito volontario con la Friuli. Abbiamo combattuto sul fronte di Bologna e siamo stati tra i primi a entrare alla liberazione di Bologna. E quello è stato il più bel giorno della vita mia. Io credo che rimanga alla memoria la lezione della resistenza, anche l'impronta. Ecco, qui siamo al margine di un campo dove ci sono tanti giovani perché c'è il sole su questa collina di Urbino, vicino alla città. E questo mi ricorda proprio intanto una differenza. La resistenza porta alla pace, è anche una resistenza fatta per uscire dalla guerra. Quindi fino a che c'è pace c'è un'impronta resistenziale. Mi ricorda un collage di Giacomelli, grande fotografo delle nostre parti di Ancona, che mi ha regalato proprio per un 25 aprile, credo attorno al 1975. Da una parte tutte croci, è la guerra, dall'altra parte giovani che vivono naturalmente, vivono in pace, vivono in armonia. Questo era un grande ideale della resistenza e su questa base è stata costruita la democrazia. È veramente triste un paese che ha perso la memoria storica. Io direi di rimanere il più possibile attaccati ai valori della Costituzione, cioè della libertà e della democrazia conquistata armi alla mano da queste poche persone. Punto di riferimento della democrazia, della civiltà, del riconoscimento a tutti gli esseri umani il diritto di vivere su questo pianeta dato che ci sono nati. Contro questi spaventosi squilibri di ricchezza, di potere, di armamenti, no? Questo non si può dimenticare, cioè non c'è una resistenza armata soltanto, ma c'è una resistenza spirituale, ideologica, psicologica, mentale. Ecco, tutti i poveri morti dai campi di concentramento partecipano alla resistenza forse con più valore e con più coraggio interiore di quando non l'abbiamo fatto dei partigiani che avevano un'arma in mano. Non c'è storico, non c'è uomo politico, non c'è ambiente politico che non tenga conto di queste realtà, che sono realtà
obiettive del fatto resistenziale del 1940-1945. Questo non riguarda soltanto l'Italia, ma riguarda tutti i paesi d'Europa. E se l'Europa è nata, e la democrazia è nata in Italia, lo si deve a tutto questo. Adesso che si fa una legge di Seconda Repubblica, senza sapere che cosa voglia debba essere, mi pare un po' strano che non ci si ricordi di questi valori che bene o male sono nati dal coraggio e dall'abnegazione di popoli interi, di intere generazioni di giovani che sono rimasti sottoterra. Sarebbe bene qualche volta, quando si passa davanti a quei cimiteri bianchi, fare un atto mentale, pensare che noi di 70 anni li abbiamo lasciati perché ci dessero la libertà.